La partita, no? Sì. Partita, penso che abbia onorato intanto questa città e abbia onorato la cornice di pubblico che abbiamo trovato oggi. È una partita storica per noi perché ci sentiamo di aver scritto comunque una pagina di storia importante per la nostra società. E portare più di 2.000 persone a vedere il Porto d'Ascoli è qualcosa che a me, ma anche ai miei giocatori, riempie d'orgoglio. E poi chiaramente è stata una partita bella, anche dalla panchina è stato un piacere poterla giocare e il rammarico di non aver ottenuto punti, però su questo aspetto credo sia giusto concentrarsi da domani, perché oggi deve rimanere questa partita, questa giornata, e deve rimanere anche questa prestazione in una giornata in cui avremmo potuto avere qualche difficoltà da un punto di vista anche di prestazione, perché chiaramente le assenze erano sotto gli occhi di tutti, e invece abbiamo tirato fuori un tipo di prestazione che da allenatore mi dimostra lo spessore di questa squadra, non solo dal punto di vista tecnico. Una squadra che ha messo in difficoltà la Samp, tenga presente che sono parecchie partite che la Samp non prendeva gol. Sì, per esempio, sappiamo bene. Per esempio. E poi nelle ultime partite ha affrontato le prime della classe e ha sempre dominato, oggi un po' meno. Noi abbiamo fatto una partita coraggiosa soprattutto dopo il gol iniziale a San Benedettese, che poteva togliere coraggio e poteva togliere anche qualche poteva togliere qualche timone. Invece abbiamo fatto una partita coraggiosa, siamo stati bravi lì a non voler cambiare il tipo di partita che avevamo pensato, siamo stati pazienti e poi a un certo punto chiaramente la cornice, il contesto ha pesato su una squadra in campo comunque molto giovane e lo sliding doors in cui sia stata la palla del possibile 3-1 nostro che non si è concretizzato, e da lì abbiamo avuto 10 minuti difficili dove abbiamo commesso delle ingenuità che erano comunque considerate nell'arco della nostra partita. Certamente se un po' con i cambi, un po' con la qualità che aveva in campo, ne ha approfittato. Lei pensa che in questo momento la Samp sia tra le più forti delle squadre del campionato? Io penso che stessa in questo momento ha una rosa che poco ha a che fare con questo campionato. Ed è giusto così perché questa piazza, questa città, questo pubblico meritano ben altro rispetto alla Serie B. Non me ne voglio se oggi voglio veramente esaltare la mia squadra, perché era una partita difficilissima a giocare. Lo sapevamo fin dall'inizio, lui è diventato ancora di più e veramente siamo stati bravissimi a regalare a tutte le persone presenti questo tipo di partita. Un po' di tanto, sì. Rammarico per le assenze. Come? Rammarico un po' per le assenze, cioè non potevano. Sono elementi importanti. Sono importanti, ma i primi a riconoscere la prestazione di questa squadra oggi sono i giocatori assenti. E quindi io mi posso solo accodare a questo, e forse nell'arco della gara chiaramente sono venuto a mancare soluzioni anche dalla panchina di un certo tipo, e lì l'abbiamo pagato, sì, però nessun rammarico di fronte a una prestazione del genere. Senta, quanto ha pesato forse di più il gol mangiato da Clerici, lì diciamo è stato un errore abbastanza grave sul capo del ragazzo, o la mancata espulsione di Lorenzoni, perché lì, sai, al nono del primo tempo ti si mette 11 contro 10, anche perché a un certo punto hai detto i cambi hanno fatto la differenza, tu in effetti sei girato, avevi un solo maggiorenne, poi sono tutti under, di là invece i cambi alla fine hanno fatto la differenza, sì. Un Cardella che è appena entrato a segnato, quindi magari forse quell'episodio poteva darti qualcosa in più. Se noi adesso stiamo a parlare di questa partita in termini di episodi, vogliamo dire che abbiamo fatto una grande prestazione. Chiaramente
alcuni episodi pesano più di altri, perché noi veniamo da una trasferta a Chieti dove fino a un minuto alla fine eravamo con tre giocatori in più e sul pareggio, e poi è successo che all'improvviso tutto è cambiato. Quindi chiaramente gli episodi hanno una sua valenza e sarà sempre così. Per quanto riguarda il gol del 3-1, può capitare. È pesato troppo quel pallone. Un ragazzo così giovane, esatto. Si è trovato probabilmente il pallone più importante della sua carriera in questo momento e può capitare. Nell'esperienza bisogna passarci dentro e oggi è una partita, ripeto, che ci deve solo dare. Grazie. Io volevo, volevo rivolgere un saluto e portare un abbraccio ai genitori della piccola Emma, da parte mia e da parte di mia moglie.